tutti e due. Ciao tesoro. Ciao. Vieni, vieni, Dominuccia. Qui, tutte e due. Dove, Romina, dove? Romina. Le due Romine. Che grazie. Facciamo? Sedetevi, siedetevi, ognuno per i vostri. Ah, era per la foto? No, l'inquadratura di voi due insieme, volevo vedervi bene insieme. Che belle scarpe, grazie. Romina. Grazie. Anche le tue. Sì, le mie sono un po' più, diciamo... Da signora. Infatti proprio, guarda. Grazie davvero di essere tornata, perché... Grazie di avermi invitata. Ti dico una cosa, diciamo, poco razionale, ma l'anno scorso ci hai portato non fortuna di più per la prossima stagione, quindi... Io ma certo che dici? La fortuna la porti tu a te stessa, perché sei brava. Ma sì, va bene. Ma... Però davvero... No, noi portiamo fortuna, noi come gruppo, perché siamo persone positive e quindi quando si è positivi e quando si gioisce della gioia altrui si può solo portare fortuna. E insomma, quindi mi ha mandato un messaggio, dico: Romina, non è che verresti in ultima puntata? E lei mi ha risposto: vengo. Come potevo grazie, dire di no? Grazie. Sei entrata con Rominuccia nostra, sì, che oramai è Romina nostra, e perché hai avuto un intervento al ginocchio? Cos'hai mannaggia, al ginocchio, guarda. Ho dovuto fare la protesi al ginocchio perché non andava più. Per mia sbadataggine, perché continuavo a inciampare, nell'arco di 30 anni sarò inciampata 10 volte, alla fine il ginocchio ha detto stop, basta. Ma tu inciampi perché vai troppo di corsa, perché sei distratta? Sì, per quello. Giusto, perché hai per sempre quello. La testa altrove? Perché guardo davanti invece di vedere dove sto mettendo i piedi. Mannaggia. Guardate dove mettete i piedi. Era e adesso la cosa... faccio parte del gruppo delle persone che hanno messo la protesi e sapete quanto si soffre, quanto è dura, quanto... soprattutto il recupero, mamma mia, è lunga e dolorosa. Quindi per quanto tempo ci vorrai, quindi, che ti dicono? Ma mi dicono, i dottori dicono che alcune persone dopo 2 mesi stanno benissimo, altre dopo 8 ancora non... quindi è difficile capire. Vabbè, così ci sarà. Senti, però è molto bello che tu abbia deciso oggi di venire e di camminare accompagnata da Romina, perché non bisogna assolutamente avere nessun tipo di vergogna su una cosa così naturale come la salute, giusto? Sì, però sai, a una donna gli togli la camminata, le togli la camminata, le togli molto della sua grazia. È brutto andare in giro zoppicando, no? Ti toglie un po' quello che normalmente invece ti dà confidence, no? Che normalmente certo. Ti fa... Ti intrigue. Dire che non ha perso un grammo di grazia. No! Perché la grazia, cara Romina, è nell'anima. Grazie, e lui non ha perso un grammo di gentleman. Studio 1 con Orrella Lavroni, 1900, no, 66. 1800. Anno domini. Vai. Mi hanno fatto una sorpresina giovane giovane. Romina Power. Mamma mia, come sei piccola. Guarda, non so se ti perdonerò. Non ti perdono perché sei l'ospite. Benvenuta a Studio 1, Romina. Buonasera a tutti. Tu stai facendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dimmi, Romina, ti piace fare l'attrice? Oh, l'adoro. Mi diverte moltissimo, più che altro. Senti, Romina, io so che oltre a fare l'attrice, tu hai fatto anche un tuo primo disco, quindi sei una futura rivale. Ma no, io canto così per scherzi. Porta bello, apri quell'ombrello, sole. Cosa mai tu penserai di me? Ma se il mio amore è vero, che cosa importa a te? Forza bello, apri quell'ombrello, sole 9, guarda come piove. La 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 la. Studio 1, Romina Power aveva 15 anni, avevo è la 15, prima apparizione. La primissima apparizione, e cantavo una canzone dal testo proprio improbabile.
Se il mio amore è vero, che cosa importa a te? Ma che testo è questo? Sì. Col cappello apri quell'ombrello, sono le 9, guarda come piove, sì. Po' zang tumbo tumba, futurismo. Era di Gianni Meccia la canzone. Ma te lo ricordi quella prima apparizione? Cioè, che cosa ti ricordi? Io mi ricordo che volevo indossare una minigonna che avevo preso di Mary Quant a Londra da poco e mi piaceva tantissimo, ma mi hanno detto no, no. Così lei non può andare, perché subito, era allora... una minigonna, cioè non era fino a quassù, era una normale minigonna. Mi hanno fatto mettere quell'abito che arrivava a metà ginocchio. Quindi l'Italia ha già cominciato a romperti le scatole. No, però dico, come sono cambiate le cose in televisione. Certo. Senti, ma vedere la mamma quindicenne, perché poi tu hai compiuto 35 anni... E lei aveva 15 anni, quindi in teoria potrebbe addirittura essere tua figlia, quella ragazzina che vedi in televisione. Mi fa impressione pensare questo. Ma è stata un po' un'ispirazione per me, perché anch'io a 14 anni ho iniziato a recitare, quindi è stata una fonte di ispirazione. Mi fa tenerezza vederla, era estremamente timida, anche un po' come me. Che non sono timida, sono riservata. Sono riservata. Perché l'ha detto un giorno qui in studio, sono un po' timida. Lei mi fa, non sono timida, sono riservata. Io ho pensato, brava Romina. Era dolce, era dolce. Quella dolcezza io la vedo ancora. Oh, è rimasta sweetie. Nel tempo. Vedi, l'ho addestrata bene. Ma no! Tutto e che male. Cosa ha preso Romina da te? Ha preso che anche lei ha molto l'estro artistico, perché non solo recita, ma dipinge bene e scrive benissimo, scrive molto bene. Lo so, ho letto anche un suo libro di poesie. Hai letto? Sì, tutto, è tutto sotto controllo qui. Oramai lei è stata risucchiata, un pezzo di famiglia. Attrice, cantante, scrittrice, pittrice, regista, in una definizione tu come ti definiresti? Non mi definisco, non posso definirmi, non riesco. Mi piace fare le cose quando sono ispirata, non mi piace seguire un percorso e solo quello, e perché l'ho iniziato lo devo finire, no? In questo momento magari sono ispirata a fare una cosa e l'anno prossimo un'altra. Adesso cosa ti ispira? Fare una bella intervista con te. Amore, che bello. Allora, ci vediamo un po' di canzoni. Acqua di mare, che sarà sarà, con un paio di blue jeans, canzonissima, Arrivederci Roma, e con, pensa, Modugno, Rascher e Gabriella Ferri. Facciamo tutta la trasmissione. Sì, tanto ci abbiamo tempo. Acqua di mare negli occhi miei, ultima sera con te. Una ragazzina che organizzava spettacoli in collegio, figlia di due star di Hollywood, ferita da un lutto importante quando avevi 7 anni, perché papà Tyrone se ne va quando eri appunto una bimba, che viene notata su un autobus. Dove sei stata notata? No, sono stata notata a ballare in un posto che si chiama Elio Cabala, fuori Roma, con mia sorella e le due figlie di Edmund Purdom, che allora era sposato con mia madre. E tutte le sere noi prendevamo la pista e facevamo questo ballo che avevamo inventato noi.
e si facevano largo intorno. Una sera mi si avvicina un talent scout della De Laurentiis e mi chiede se mi interessa fare del cinema, quanti anni ho, come mi chiamo. Non sapeva chi fossi. E io, figurati, certo che mi interessa, perché a scuola scrivevo recite, organizzavo, facevo stare tutte le compagne di classe su fino a tardi a provare. E quindi corro da mia madre e lei non era d'accordo, l'ho dovuta proprio convincere. Perché non era d'accordo? Non lo so come. Ti voleva mai proteggere, forse? Ma sarà stata la prima volta, però. Che t'ha protetto? E quindi l'ho dovuta proprio convincere, mi hanno fatto prima un provino con il regista, era Franco Indovina, che era stato l'aiuto di un grande regista, adesso non mi viene il nome, comunque era con Franco Indovina e mi scelgono per la parte, non solo mi scelgono per la parte, ma volevano anche che facessi un contratto di 7 anni con la De Laurentiis. A quello mia madre ha detto no, ha detto ok il film, però il contratto no. Però poi dopo ti ha lasciato andare, hai fatto anche dei film che per l'epoca erano anche dei film un po' erotici, no? Com'era la questione? C'era un film di Salce dove prendevo il sole su un terrazzo coperta con un grande fiocco sul sedere. E non vanno a fare proprio il manifesto del film con quella fotografia. E io che giravo per Roma in Vespa e mi trovavo questo poster davanti, morivo dalla vergogna. Davvero? Perché un conto è fare una scena così che prendevo il sole e poi mi copro e dentro. Però un conto è trovartelo ogni angolo di strada. E tu quanti anni avevi? E ne avevo 15, mi pare. Proprio Lolita, 14 Lolita. O 15. Lolita, proprio. Ma non è che ci fossero scene tanto piccanti. E che faceva scalpore che una ragazza così giovane facesse vedere tanto del suo corpo. Infatti c'è stata un'interpellanza parlamentare per mia madre. Ah, perché dicevo non è in grado di essere una brava madre. Io non potevo andare a vedere i film che facevo. Perché? Perché erano vietati? Eh sì. E poi come finì l'interpellanza parlamentare? Cioè, non lo so, non mi ricordo. Ma ti faceva, tu morivi di vergogna, ma qualcuno ti fermava per strada, diceva t'ho visto sul manifesto. No, cioè, io partivo da casa, all'epoca nella Vespa 50 tu potevi andare senza casco, senza patentino, niente. Io partivo da casa bella tranquilla. Dopo un po' mi trovavo il codazzo dietro, cioè incominciava uno, due, tre, cioè mi trovavo tutti che mi seguivano. E questo catcalling, che adesso diciamo è anche giustamente insomma stigmatizzato, perché non è che dobbiamo essere importunate, un conto è il corteggiamento, un conto è l'essere importunate, ti lusingava, perché comunque erano altri tempi, no? C'era questa idea che una donna abbordata dovesse essere lusingata, oppure già da allora ti dava fastidio? Beh, mi dava fastidio perché perdevo la mia privacy più che altro, no? Ah, sì, certo. Il codazzo dietro. Tu libera sei sempre stata, sì, di testa. Andavo al Piper all'epoca, lasciavi la Vespa fuori. C'era un senso proprio di libertà. Roma negli anni 60 non la puoi descrivere adesso come era. Era una cosa fantastica. Proprio, era un sogno vivere a Roma in quell'epoca. Ma il tuo primo amore chi fu? E il primo amore è stato Stash De Rola Klosowski, il figlio di Balthus, il pittore, sì, è stato proprio un colpo di fulmine a ciel sereno. E io avevo 15 anni, però pensavamo di andarci a sposare in Scozia, perché lì non c'era non serviva il permesso dei genitori per sposarsi. Meraviglia. Però. E perché vi siete lasciati poi? Per noi siamo felici perché poi sono arrivate loro. Sì, anch'io sono felice perché ho loro. E perché poi ho iniziato a fare i film musicarelli italiani e sul set chi mi incontravo tutti i giorni? Albano! E poi ci siamo sposati, credo, 4 volte nei film prima di sposarci nella realtà. E c'erano sempre baci nei nostri film. Cioè, e quindi lui partiva per l'India, quando tornava dall'India era un disastro. Chi partiva per l'India? Stash. Ah, Stash, ok. Ah. Quindi tra il fricchettone internazionale e il solido italiano. Ha vinto il solido italiano. Qualcuno ti. Forse perché avevi bisogno un po' di protezione, perché quella cosa sulla protezione no. No, era proprio un grande amore. Era proprio
E poi c'è stato il tempo per studiarci a vicenda, perché con tutti quei film, sai, poi ci sono le pause, quando si gira stai delle ore ad aspettare, noi ci incontravamo magari nel giardino della villa dove si girava e c'era molto tempo per conoscerci, per frequentarci. Non solo sul set, quindi è così, è successo. E meno male, perché adesso ho quattro bellissimi bambini. E noi siamo stati molto fieri. Bambini, bambini. Un po' cresciutelli. Ma mamma ti tratta ancora come una bambina, Romina? No, sono io che tratto lei come una bambina. Ah sì? Lei pensa di essere più matura di me. No. Che tu ti comporti in maniera meno matura di me. Cioè, no, scusatemi. Escono fuori. È partita la terapia di gruppo. Ecco. Perché cosa ha fatto di poco maturo, mamma? No, perché lei quando arriva a Roma... Sweetie, mi prendi un taxi? Sweetie, mi puoi comprare questo? Sweetie, mi prendi... E quindi le sue esigenze diventano le mie priorità. Come un bambino, no? E quindi vengono prima le sue esigenze e poi posso soddisfare le mie. Vabbè, però tu sei è giusto così, no? Ah, il coccolo. No, non è giusto così. È una roba la coccoli un po'. Sì, vedi, certo, chiamiamo le coccole. Chiamiamole tutti coccole. Romina, approfitta. E poi soprattutto adesso che c'ho pure la scusa del... Sì, infatti la scusa, cioè, ci mancava. Adoro, adoro. Fantastico, fantastico 2, 81-82. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each when she passes goes, ah. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing. Ricordo che quando è entrata per la prima volta c'era lo studio sconvolto. Vabbè, dai, eri una bellezza incredibile. Lo sei ancora, ma allora nell'82 eri veramente una ragazza di una rara bellezza. Grazie. Senti, ma quanto alla contemporaneo, anche tutto il look, quello rainbow, è pazzesco. Quello rainbow, no? L'ho sognato di notte, l'ho fatto fare io quell'abito lì, l'ho sognato di una notte. Sogni sempre molto? Molto, molto. Ma sai che mi piaceva molto il regista Enzo Trapani, wow. Era bravissimo, Enzo Trapani, chapeau, veramente, un grande regista televisivo. Senti, parlami un po' di Hollywood. Perché noi dobbiamo un po' sognare, ma questa peraltro ci sei tornata di recente anche a interpretare un film di un regista molto importante, poi ne parliamo, ma la fama di Hollywood Babilonia, cioè del luogo della perdizione, è davvero così? Ma io mi sono salvata perché mia madre per fortuna era innamorata dell'Italia e intorno ai 9 anni si è trasferita a Roma e quindi io non sono cresciuta con la mentalità hollywoodiana, non ho visto tutto quello che mi stai dicendo tu. Non ho mai veramente lavorato lì, a parte un film che ho girato alcune scene lì, ma no. Peraltro sei tornata a recitare recentemente in un film che si intitola La fila delle illusioni. Beh, senti, recitare è una parolona. Ci stavi, c'eri però, no? Lui...
Guillermo del Toro, il regista del film, bravissimo tra l'altro, chapeau, veramente un grandissimo Avete regista. Presente La forma dell'acqua, La forma uno dell'acqua. Dei film sui quali abbiamo pianto tutti, più negli ultimi anni, due Oscar. Lui era un grande ammiratore di mio padre e perciò conosceva bene quel film, La fiera delle illusioni, che era un film che mio padre ha dovuto lottare per far produrre dalla Fox, non lo volevano fare. L'hanno fatto passare in sordina perché lui faceva una parte che non era il solito eroe cappa e spada, era molto dark quel film lì. Però lui voleva un collegamento con mio padre e i primi giorni sul set mi voleva lì proprio così, come per avere questo... Come uno spirito guida, sì, come fosse un rapporto con papà che non c'è più. Sì. E per te interpretare un film con questo bagaglio emotivo com'è stato? Ma non è che avevo una vera e propria parte. Lui mi voleva sul set, seduto a fianco a lui. Poi il secondo giorno mi fa, ma ti va di mettere un costume e stare nella scena? Seduta al tavolo. Un cameo si dice. No? Sì, così, con Kate Blanchett, come se fossi la sua amica, seduta al tavolo con lei. E poi c'era Bradley Cooper nella scena pure, che sviene nella scena e mi cade quasi sul piede. Molto carino, però sul piede un po' fastidioso. Vabbè, possiamo dire che Bradley Cooper è caduto ai tuoi piedi l'anno scorso. Sì. E comunque oggi, grazie a Linda Mondelli, il premio Oscar Guillermo del Toro ti manda un messaggio. No, Linda, veramente. Romina, I want to send you a big hug from Kim, Morgan, and myself. We love you and we miss you, and we had a tremendous time with you on Nightmare Alley. We send you all the best. Una parte un po' più grande. Ah, giustamente, ma adesso lo richiamiamo. Guillermo, oramai sei qui, devi fare. Senti, ma è vero che lui è ossessionato dalla canzone Felicità? Sì, lui conosceva bene Felicità, lo conosceva in spagnolo perché lui è messicano. Certo. No? Mia madre era messicana. Quindi c'era... E quindi che ti ha detto? Che ti ha detto? Mi ha detto che lui mi conosce. Ma quando ci siamo sentiti la prima volta, mi ha detto: ma tu sei Romina, ma quella di Felicità? sì, mi ha detto: ma come? Pure Guillermo del Toro. Sì. Eravamo io, Guillermo del Toro, Kate Blanchett e Bradley Cooper a cantare Felicità. L'avete cantata insieme? No, non l'abbiamo cantata perché lui sul set è molto concentrati, tutti super concentrati. Non c'era una cosa che fosse improvvisata. Addirittura il fumo che usciva dalla bocca di Kate Blanchett, sì, quando fumava la sigaretta, doveva uscire in un certo modo e se non era così la rifaceva finché non era perfetto. È molto minuzioso, molto... Bravo, dice? Preciso. Precisissimo. Vabbè, però simpatico anche. Quando molto ci torni, ci fa un colpo di telefono, vediamo pure noi da Guillermo. Kabir Bedi! Dobbiamo parlare di Kabir Bedi, vediamo. Ok, Kabir. Direttamente dall'India, il principe Kabir Bedi. Devi sapere, Kabir, e anche voi dovete sapere che quando trasmettevano Sandokan negli anni 70, io lo guardavo insieme ai miei primi due figli, ma non perché mi interessasse Sandokan la serie, ma per guardare lui. Ebbene, anche sì, io ho le mie passioni segrete. E desideravo sempre lavorare con lui. E poi quando finalmente mi hanno offerto di fare una parte del Surama Maharani nel ritorno di Sandokan, speravo sempre che ci fosse una scena dove ci fosse un bacio. E lui mi salvava sempre dal mio cugino cattivo, ma il bacio non c'era mai. Allora io questa sera vorrei realizzare questo sogno. Ho sentito di questo sogno tuo. Sì. E sono venuto dal Bombay per realizzare questo sogno. Tu. Allora, sì? Sono pronto, Romina! Sei pronto? Bravo!
capito. Che bacio è stato? Non posso, no, durante le prove lui era tutto molto, molto signore, molto preciso, perché lui è un grande professionista e faceva questo bacio che rimaneva così. Io ho detto, guarda che il bacio me lo devi dare sul serio, ho aspettato tutti questi anni, me lo devi dare. E me l'ha dato. Oh. Ma lei si è sempre presa quello che voleva, Romina? La mamma si è sempre presa quello che voleva, secondo te? No. No. Non si è preso tutto quello che voleva, ma semplicemente perché a volte è meglio desiderare ancora qualcosa e non ottenerlo, perché nella fantasia le cose sono sempre un po' più belle rispetto alla realtà. No, alcune anche la cose. Realtà può essere bella. Quindi questo bacio era bravo. Il bacio di Gabirbedi, sì. Il bacio di Gabirbedi è stato all'altezza dei sogni, questo diciamo puoi dircelo, bacetto. Beh, è stato un bacio molto casto, però. Però vabbè. Almeno mi sono. Dai, piuttosto di niente. È vero, ma io piuttosto. Accontentiamoci. Ma rimpianti ne hai? Quello che dice Romina, non ti sei preso tu, tua figlia, no? Non mi sono presa tutto perché. Ma forse quando ho rifiutato la parte in C'era una volta in America, mi sono pentita dopo. Mm. La parte di Deborah. Perché l'hai rifiutata? Perché c'era una scena che Sergio Leone continuava a descrivermi dove avrei dovuto spogliarmi e dal reggiseno dovevano uscire tutte queste cose che avevo infilato dentro per sembrare più formosa. Mm. E a me non mi andava, avevo due figli piccoli che andavano a scuola e non volevo ripetere le stesse cose, andare a finire di nuovo nuda sullo schermo e quindi ho detto di no. Poi non c'era quella scena, l'ha tolta. Non c'era proprio nel film. Quindi ho detto, mannaggia, l'avrei potuto fare. Gliel'hai più detto a Sergio? Ma dopo quando l'ho rincontrato, Sergio era in attesa di Cristelle. Non so quale pancia fosse più grande, la sua o la mia. Quindi c'era più troppo complicato riprendere le fila. E invece nella vita personale? Nella vita personale, forse è troppo personale come domanda. Ma no, non ho rimpianti di cose che non ho fatto, no. E, invece c'è una persona che ci è venuta a trovare qualche giorno fa, che si chiama Ron Moss, e mentre stavamo chiacchierando si scoprono delle cose. Sì. Abbiamo scoperto una piccola cosa e oggi te la facciamo ascoltare dalla sua viva voce. Sì. Ciao Romina, Ron Moss here. And I just want to say many hugs and kisses to you. And I mentioned the other day that I had a crush on our dear Taryn, which I did back when we were all kids. I remember her very fondly, and she was very, very special. Cerco da sempre lo stesso sorriso che mi hai regalato. And I send her and you and everybody big kisses and hugs now. We are also in Italy for a while. We love it here. So all blessings to you, and I hope to see you soon. Te lo ricordavi questo ragazzone affascinante che era innamorato di tua sorella Taryn? No, io non lo sapevo questa cosa. Forse è successa quando io sono... Sì, però la voce, ho risentito la voce di Taryn, perché quel controcanto nella canzone, un messaggio, era di Taryn. La cantavamo sempre insieme questa canzone. Dov'è Taryn adesso? Lei non... Non c'è più, non è più su questa terra, perché purtroppo è morta dopo una leucemia pesante, no? Due anni fa. Quando pensi a lei, dove pensi che sia? Credendo tu anche nella reincarnazione, no? Non lo so, però vorrei che fosse ancora qua, perché mi manca tantissimo e non c'è nessuno come lei. L'amore. Nessuno. Poi credo che fosse una donna molto buona, no? Perché si era dedicata
all'insegnamento per i più fragili, sì. Aveva una fattoria in Wisconsin. Le popolazioni indigene, anche lei aveva sposato un nativo americano e lottava per la loro causa. Non solo, ma anche per gli animali della zona, li difendeva da E raccontami bracconieri. Una cosa divertente che avete fatto insieme. Ma che cosa ti posso raccontare? Quando abbiamo preso l'LSD in Giordania, che mia madre gliel'ha dato al re Hussein senza dirgli niente. Oddio. Questa l'avevo raccontata io. Questa l'aveva raccontata lui. Questo era un aneddoto geniale, l'aneddoto degli aneddoti. Sì. Allora, scena. Siamo pronti. Giordania, re Hussein, forse innamorato di tua mamma, non so perché vi aveva invitato tutte e tre. Era amico di mia madre. Amico. Cioè, amico. Era sposato, chiaramente, vabbè, comunque, all'epoca, insomma, era un amico. E ci ha invitati a mia madre, mia sorella ed io ad andare... Immagino, trattamento principesco. C'era di tutto di più, e ci ha accompagnato a vedere le scuderie, ci ha accompagnato a vedere Petra, ci ha portato al suo altro palazzo sul Mar Morto, ad Aqaba. Bella. Ed era tutto bellissimo e perfetto. Tutte le sere lui ci faceva una proiezione di un film nel suo teatro privato. Una sera, non so come gli è venuto in mente a mia madre, quella zuzzerellona di Linda Cristiana, di mettergli l'LSD nel tè senza dirgli niente. LSD, senza potente niente. Droga, nel tè. Senza dirgli niente. Senza dirgli niente. Come sta? Come sta chi? Ancora. Oh no, e poi vabbè. Poi noi dopo siamo andati sulla spiaggia, guardavamo le stelle, stavamo tutte belle. Ma pure voi avete, pure a voi l'avevamo messo l'LSD? Sì. Ah no, noi l'avevamo preso per conto nostro. Le droghe fanno male, erano altri tempi, però non prendete droghe. Per erano verità. Altri tempi, ma non è considerato... Adesso hanno sdoganato tutte le cose psichedeliche negli Stati Uniti. Non so. Vabbè, anche comunque, i funghi. Cioè, meno pasticci fate, meglio è. Pure i funghi, insomma, no. No, mantenete il controllo sulla nostra vita. Va sì. Bene. E poi dopo arrivano di colpo le guardie armate che ci accompagnano dal re e lo troviamo piccolo piccolo su questo letto enorme e tutte le guardie armate intorno. Che cosa avete messo nel tè del re? Che cosa? E mia madre ha detto, LSD. Certo, un po' di zucchero. Lo zucchero. Un po' di zucchero. Cos'è questo LSD? Della Giordania degli anni 60. Certo. E quindi hanno confiscato la bottiglietta dove era liquida, ce l'avevamo certo. A gocce. E l'hanno preso per analizzarlo. E finché non avevano finito di analizzare il contenuto, noi eravamo tenute agli arresti domiciliari. Riaccompagnate ad Amman, non potevamo lasciare il palazzo, non c'era più il trattamento... Dalle stelle alle stalle. Sì, insomma, e finché hanno finito, di analizzare, che non so come abbiano analizzato lì in quell'epoca una cosa del genere, ci hanno riaccompagnate all'aeroporto. Ma e ciao. Vi siete spaventate? Beh, un po' sì, un po' sì. Io sì. Ma mamma vi ha chiesto scusa di avervi messo... Ma che mia madre... No, tu non... Guarda, non la conosci. Peccato che non puoi fare un'intervista a mia madre perché... Cosa avremmo tirato fuori? Ma sarebbe stato uno spasso, guarda. Simpatica, era troppo affascinantissima. Forte. Sì, ma poi era di una bellezza mia madre estrema. Prima, quando non c'erano ritocchi né certo. Niente, lei era... bellissima proprio e tutti gli uomini restavano... Ma con te è mai stata competitiva? No, non lo so, non credo, però siamo bella, due tipi sentito. Molto okay, molto okay. Diversi, wow. Però una volta io mi ricordo, io impazzivo per Sean Connery quando ero molto giovane, no? Era un mio tipo ideale. Quando ero in collegio baciavo la sua fotografia tutte le sere, eccetera. Poi mi è capitato una volta che avrei potuto... sono andata a una festa a Marbella in Spagna ed ero da sola quella sera lì, non c'era Albano e vedo che c'è Sean Connery e dico guarda, perfetto, finalmente lo conosco, lo posso conoscere, mi posso avvicinare a lui. Allora appena ci presentano, che ci stringiamo la mano, cos'è la prima cosa che mi dice?
Come sta tua madre? How's your mother? Voleva le gocce. Aveva bruciato il terreno. È caduta qualunque altra azione, quindi. E beh, è finita tutto lì. Perché poi ho scoperto che avevano avuto una storia insieme. Tutti. Ma lei non te l'aveva detto questo? No, e se mi avesse detto tutti c'era una lista. Però la libertà te l'ha insegnata, quella sì. Quella sì, guarda, devo dire grazie a mia madre per questo, perché mi ha sempre dato piena libertà, e la piena libertà ti rende responsabile in certo, un certo senso. Vero, perché tu te la devi cavare. E te la devi cavare, sì. E però... poi aveva pennelli e tele per casa, quindi... tutta la libertà di poter esprimermi, tu pure dipingi, no? Come quindi volevo, sei, come potevo. Ma quindi sul piatto della bilancia, tra la libertà che ti ha dato, però anche un po', diciamo, abbandono comunque per una ragazzina, ci hai guadagnato o ci hai perso? Ma io ci ho guadagnato, secondo me, ci ho guadagnato, sì, sì. Donna sana. Romina dorata, tu volevi dedicare una cosa a mamma, Tairin, giusto? Sì, io volevo dedicare una canzone, anche se lo so che mamma preferirebbe ascoltare Jessica cantare. No, ma che dici? Io adoro Jessica, che è bravissima. E secondo me non ha il successo che merita. Ma ce l'ha, ce l'ha, ce l'avrà, la vita è lunga. Lo so che te la vuoi tenere qua, però... No, io... Guarda, Romina, io non sono possessiva con i fidanzati, figurati sul lavoro. Per me... Piccate il volo, andate avanti. No, hai trovato una... Tu hai trovato una gemma con lei, veramente. Lo so, lo sei so, lo veramente sappiamo. Veramente brava. Grazie. No, vabbè, tornando a me, grazie. Io volevo dedicarti una canzone. Però pure lei canta, solo che non ha ancora quella fiducia in se stessa. Sotto la doccia canto, no, canto bene. Tira fuori sta voce. Che no, volevo dedicare questa canzone non solo a te, ma a tutti quanti a casa, tutti quanti in questo studio. È una cosa che è semplicissima da fare, ma a volte ci dimentichiamo di farla nei momenti specialmente più bui, ed è sorridere. Quindi vi canterò. Ok. Wow. Alla mamma con tanto sentimento e tanto amore. Grazie. Vai, maestro. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. See the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although our tears may be ever so near, that's the time. Questa nostra family, che vedere Jessica commossa nell'ascoltare la sua amica Romina, quanto era brava, la trovo una delle cose più belle di questa giornata. Mary Smills, per sorridere, brava, per far sorridere deve... tanti bambini, ne parliamo adesso con la clip e poi ne parliamo con Romina, brava, eh.
troppo lungo. La testimonial di Mary Smith, no, però chiudo parentesi, Jessica in lacrime, perché piangevi sulle esibizioni di Romina? Perché so lei quanto ci teneva oggi a dedicare la canzone alla mamma. Solo per questo. Oh. Sono brava. Perché stai piangendo pure tu? Non volevo farmi piangere. No, non piango, faccio... mi escono le lacrime. No. C'è una cosa nell'occhio. Sì. No, perché quest'anno specialmente ti ho visto un po'... triste per il ginocchio, un po' giù, quindi... vorrei vedere, non, nessuno è divertente stare così. No, lo così. So, quindi voglio sempre essere un po' la tua ancora di forza, e lo di sei, salvezza, e lo sei. Voglio sempre spronare a sorridere. Oh, amore, è dolcissima, questa figlia così dolce, guarda. Io non vado più avanti con l'intervista, però lo muovo pure io. Allora, parliamo di Mary Smith, perché tu perché hai scelto proprio questa associazione? No, loro hanno contattato me per però essere la... Però tu potevi la... farlo per qualcuno, per chiunque altro, no? No, perché ho constatato che in effetti i soldi vanno veramente ai bambini, a dar da mangiare a tutti questi bambini. Loro pensa che danno da mangiare a 2 milioni di bambini in 20 paesi del mondo quotidianamente. E dove li danno da mangiare? A scuola. Così questi bambini che non hanno da mangiare a casa vanno a scuola, e grazie a questo cibo possono studiare, perché se no non potrebbero neanche studiare. E in effetti non se lo mangia tutta l'organizzazione. Vanno veramente questi soldi. Credo che una piccola minima percentuale, un 10% va all'organizzazione. Ed è fantastico questo, io trovo. Tutti questi, pensa, 2 milioni di bambini che altrimenti non potrebbero neanche studiare. È bellissimo. E quindi per quello appoggio questa causa, perché penso che noi che siamo popolari così, che non bisogna rimanere solo sul superficiale, sul superfluo, bisogna pensare ad aiutare, appoggiare queste cause. Noi che abbiamo una voce, possiamo essere portavoci. Pensa che questo signore... che marito e moglie hanno 7 figli loro, quello che ha fondato questo Mary's Meals. Hanno iniziato con un piccolo capanno nel giardino che volevano riempire di cibo e di cose da portare in Bosnia quando c'era la guerra in Bosnia. Allora hanno riempito il capanno, hanno portato tutti questi viveri in Bosnia. Il tempo di tornare dalla Bosnia, il capanno era già riempito di nuovo. Beh. Così è iniziato. Anche perché siamo è un mondo più generoso di quanto noi pensiamo. Abbiamo visto anche con l'Ucraina quanti camion sono partiti, no? Per aiutare i profughi, per tirarli fuori o per portare i viveri. E quindi è molto bello raccontare queste storie, perché poi noi non possiamo sorridere se la persona accanto a noi non sorride. Esatto, è quello che dico anch'io. Catherine Spack. Ah, Catherine Spack, che dolce anche lei, perché ci ha lasciato da poco. Mi dà molta forza anche il fatto della mia famiglia, la mia famiglia di origine, perché sento che sono io adesso in questa vita a portare avanti il testimone della mia famiglia. E io cerco di non fare del male a nessuno, a tal punto di annullarmi a volte, però ci si può annullare, non ci si può annullare completamente. Se potessi vorrei tornare su un altro pianeta la prossima volta. Pianeta del piccolo principe? Sì, magari. Quello, perché magari incontriamo dei mostri, non sappiamo. Non si sa, però mai. Almeno vedere qualcosa di diverso. Ecco. Questa terra l'ho già vista. L'hai già vista. Senti, immaginando un nuovo compagno, tu hai detto, ti cito, non dico niente di male, dovrei trovare una persona davvero speciale, un angelo caduto in terra. Adesso, come adesso, ci tengo di più che stiano bene tutti i miei figli, e poi in secondo luogo viene il fatto che io cerchi un nuovo compagno. Mm-hmm. Io ti vedo molto bambino innocente ogni volta che vieni qui. Mi vedi? Sì. Sei carina. Sì, un pochino forse sono rimasta, sì, perché nonostante le delusioni, nonostante tutto, vedo che ancora mi rimane l'illusione, certo. Ancora mi rimane la speranza. Sì. La speranza è l'ultima a morire. Che ricordo hai di Catherine? Anche lei è una donna non nata in Italia, che ha lavorato qui, anche lei ha iniziato a lavorare giovanissima. Giovanissima. Ne avete mai parlato di questo vostro... Beh, non ci siamo incontrate molte volte fuori dal Però so dal che lavoro. La notizia della morte di Catherine ti ha colpito molto, di Catherine, mi ha colpito molto, perché alla fine l'ho vista una donna molto, molto sola. Io so che alla fine lei stava sola, viveva da sola con il suo cagnolino, un po' come me in fondo.
Io solo che ne ho 3 di cani. E 3 figli. E 3 figli con me, 4 figli ma 3 con me, sì. Guarda che le mamme si lamentano sempre che sono sole, figa, è una prova, una costante, è una specie di sottopancia. Abbiamo questo in comune, che abbiamo iniziato giovanissime nel cinema italiano, che sì, io lo trovo che lei avrebbe meritato di essere un po' più fortunata nella vita. È stata fortunata sotto certi aspetti nella carriera, ma nella vita privata, poverina, con gli uomini non è stata fortunata. Ed era una donna molto sensibile, molto intelligente, molto, molto bella come persona. Ti commuove questo? Sì, perché quando ho letto e ho saputo della sua morte mi ha dato veramente una sensazione di tristezza, anche se non eravamo amiche. Vuol dire che hai una forte empatia comunque, cioè hai il senso del il dolore degli altri ci colpisce. Anche tu sei così, eh? E soprattutto l'idea che la vita sia stata ingiusta. Ingiusta, sì, peccato. Fabrizio Frizzi! Ah, un altro simpaticone, lui. Quanto avete cantato insieme? Ah, no. Buonasera! Ma cosa dite? Io voglio saperlo. Un'altra volta, dai, adesso cominciamo. No, me lo devi dire adesso. Allora, se proprio insisti, allora te lo dico io. Te lo dico in un orecchio. Quale preferisci? Questo. Scusate, un attimo soltanto, torno subito. Scusa, tutto qui? Allora io te la faccio semplicemente vedere. No, è impazzita. No. Ma che fa? Tu sei immunda in piena, io non me la sento di fermarti. Va bene. Non oso immaginare che sorpresa possa... Fiaccolata. Sì, la fiaccola, dalla fiacca. Adesso vanno in giro con la fiaccola a casa loro. I fianchi. I fianchi, risposte esatte. I famosi fianchi della Statua della Libertà. Sera che volevo portare e non ho trovato un ombrellino, perché tu dirai. Perché l'ombrellino? Per i tuoi sputi. Che ma che dice Romino? Ma che le è successo? Io ho letto sul giornale che tu hai donato del midollo osseo. Ma è vero? Ne parliamo più in là. Ma stai bene? No. Benissimo. Cioè, senza midollo va bene lo stesso. Beh, insomma, posso fare un po' saltello. E grazie anche a te, Fabrizio, che mi hai regalato tanta allegria con il tuo buon umore sempre. Grazie. Era unica. La sua risata, no? Era unica la sua risata. Era contagiosa. Io non conosco nessun altro che sbotta così, queste risate. E poi quando trovavo un pianoforte ci mettevamo a cantare le canzoni dei Beatles. Lui suona e cantava benissimo anche. Si divertiva tantissimo e conosceva tutto il repertorio dei Beatles. È vero, Memo? E tu poi Paul l'hai conosciuto, no? Paul McCartney. Paul l'ho conosciuto... Solo Paul o anche John? No, ho conosciuto solo Paul perché era amico di Stash. Ma sì. Quindi tra Stash e Albano non hai avuto altri amori? No, proprio amori no. Cottarelle così, niente di che. E chi ti conquista? Prima di Albano, voglio capire, chi ti conquistava in Italia? Voglio i nomi, voglio insomma... Ma prima di Albano avevo 15 anni, 16 anni, cioè... No, non c'era nessuno, no, non mi conquistava nessuno. E durante le... insomma, sei stata corteggiata ultimamente, negli ultimi anni... Sì, però io sto bene con i miei cani. Brava. Siamo... Perché non ti lascia andare? Io ho l'idea che tua mamma sia proprio in una, insomma, in un mondo di illuminazione. Mi sembrano illuminata. Dalla luce. Sì, sei molto radiosa. Spot. Io l'ho sempre pensato, quando dalla prima volta che ti ho visto di persona, sei proprio una persona radiosa. Ma lo sai, una volta che conquisti la libertà e che sei una donna così di una certa età, che ti sei già un po' realizzata, no? Ho già 4 bellissimi figli, perché mi devo caricare un altro uomo? Cioè, veramente, io sto bene così, sto bene da sola.
Viva l'indipendenza e viva l'indipendenza. E viva la capacità di amare nella propria indipendenza. Sì, no? Ma non vuol dire. Allora, lo facciamo entrare? Dai, che avete anche una cosa in comune. Ma Cristiano chi? Malgioglio! Ah, Cristiano! Amore, questo è uno dei miei colori preferiti. L'arancio. Ma neanche già abbinati, eh? Abbinati, vero, anche con Romina. Io non l'avevo vista, ma hai copiato me tu? No, tu hai copiato me. Ho fatto solo questo, non lo sapevo. Ma è bellissimo questo vedere. Tuo kimono. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ciao. Buongiorno, amore, buongiorno. Una delle tante cose sì, che poi avere in comune, Cristiano Malgioglio, Romina Power. Il guardate colore. Questa clip. Ma mi devi dire dove l'hai preso questo kimono? Te lo regalo. Il kimono? Raccogli l'attimo come una canzone malinconica, come un ricordo più nostalgico, come una carezza che mi fai. Raccogli l'attimo come un'avventura acrobatica, come un'alba che non si dimentica. Siamo dentro un cerchio, io e te, io e te. Mi ha fatto patire, amore, mi ha fatto patire le pene dell'inferno. Ma non è vero. Chi? Perché che? Quando abbiamo fatto il testo mi fa no, questa parola non mi piace. Dobbiamo mettere questo. Ci siamo messi insieme a lavorare io e lei, abbiamo fatto veramente un pezzo straordinario, poteva essere un grande successo. Poi il Covid, purtroppo, pensa che avevano fatto i test in cinese, in spagnolo, in portoghese, perché devono fare la versione di certo, questo brano certo. In tutte le lingue, perché loro sono celeberrime ovunque. Purtroppo il Covid ha rovinato questo pezzo. Senti, ma qual era la parola che non ti piaceva? No. Qual era? Amore, ma tante ce n'erano. Scritto, scusa, ma io sono talmente pazzo. Poi lei è una che scrive anche, hai capito? Perciò lei è molto più romantica, io sono molto più incisivo. Mi fa no, questa parola non mi piace e questa non mi piace. Io dico non sono capace di ricambiare il testo. Poi ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a lavorare. Vi conoscevate sì, prima, certo no? Che ce ne conoscevamo. Però alcune certo. Cose te le ho lasciate, te le ho concesse come un'avventura. Un'avventura acrobatica. Bellissima. Cos'è un'avventura acrobatica? Un'avventura che non lo so dove poi. A Cuba ci sono le avventure acrobatiche. Beh, un'avventura acrobatica è bellissimo, vero? Sì, a me piace. È bellissimo. Ti piace? A me piacciono le avventure acrobatiche. No. Ecco, noi facciamo tutta un'avventura acrobatica. Sono le 3 del pomeriggio, insomma, mangiare al sole nel pensiero dell'acrobazia mi viene l'ansia. No, amore, no, ti devo dire. L'ora. A me poi. Io, amore mio, c'ho un ventaglio, io ho le caldaie, non le caldaie, come si dicono? Le vampate. Io ho detto le caldaie, datemi le caldaie. Ma quant'è radiosa Romina, ho ragione oppure no? Ma lei è sempre bella. Grazie. È sempre bella. Deve parlare bene adesso qui. No. Lei è una, e lui, donna, lei è una donna bellissima. Io non sono bello, ma io sono qualcosa di più bello, perché simpatico. Ecco, forse simpatico mi piace molto di più la parola simpatico, sì. Allegro, gioioso. Finché sono così gioioso voglio fare questo lavoro. Quando incomincio a diventare patetico voglio andarmene via, voglio scomparire dalla televisione. Ma non diventerai mai patetico. Ma non che lo so, beh, è naturalmente normale. Poi con l'età vedo tanti personaggi che sono tanti patetici che vanno in televisione. Patetico? E beh, amore mio, che cosa fare succedere? Facci l'elenco, mondo, dai. No, quello non lo dirò mai. Non lo dirò mai. Io fra l'altro, sai, ti dico una cosa, io sono molto felice perché io amo le interviste. È l'unica cosa che io non guardo mai la televisione, però il pomeriggio guardo magari te, magari guardo Mara, che ne so, la Tofanin, adoro per esempio Fabio Fazio, che lo amo, che lo saluto. Ecco, quando ci sono le interviste mi affascina perché tu sei una di quelle brave che riesci a fare dire delle cose. Sì. E io ci fai conoscere molto di più il personaggio. Ecco, io amo le interviste, io farei la televisione tutta piena di interviste.
Perché poi parlando ci si riconosce, si superano i propri drammi. È vero, è perché vero. Perché ti piace conoscere le persone. Mi piace conoscere molto le persone. Naturalmente ci sono le presentatrici italiane, penso che siano le più brave del mondo. Sono veramente straordinarie perché sanno prendere quei momenti, perché io guardo molto la televisione straniera, ho tutti i canali impossibili. Però magari anche se non capisco niente, perché c'è la signora, devi sapere, non mi guardi. Come fa? C'è la signora che casalinga, chiede, scusa. Lei è un'algerina meravigliosa. Quando arriva mette tele Al Jazeera. Io non parlo l'arabo, però è talmente. Dico, poi dopo mi faccio spiegare. Perciò da 4 anni. Cioè, c'è tu guardi sempre pure Al Jazeera? Sì, sì, fra l'altro comunque è una lui televisione. Ma il gioio è proprio ipnotico. Cioè, lui può cominciare a parlare, tu stai lì, ti sì. guarda gli occhi, pure gli occhiali. Amore, se vuoi me li tolgo per te. No, vuoi toglierli? No, è struccato adesso. Sono struccato. Oh, Gesù, non si sa mai. Romina, è stato bellissimo averti con noi. È Grazie. Stato bello essere qua. È stato bello ascoltare la canzone che mi ha dedicato Romina. Romina, quest'anno com'è cambiata? Io ti devo ringraziare perché tu le stai dando il vento sotto le ali, come si dice. È molto generosa comunque. Wind under the wings. Romina deve ringraziare, ognuno di noi deve ringraziare solo noi stessi, perché poi gli incontri avvengono perché così c'è un vento che ci accomuna, quello Ma sì. Io infatti oggi sono venuta per tenermi buona te, perché tu aiuti lei. Evviva la sincerità! Evviva la sincerità! Amore mio, adesso non portarmi via il tempo che hai dedicato a me. Perché no, io me ne vado, non ti preoccupare. No, se rimani qua con me sarei felice. No, è tutto per te il tuo tempo. Facciamo entrare il quiz di cannone.